volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo! Radio Freccia. È mezzanotte, signore e signori, buonanotte o buongiorno, che dir si voglia. Comincia Rebeliel, la casa di cura più grande che ci sia, apre i battenti in questo momento, rimarrà aperta fino alle 3, fino alle 2 come ogni martedì. C'è il nostro Aizad qui con noi. Ciao a tutti. Aizad, buonasera. Allora, prima di arrivare all'argomento del giorno, vi ricordo che siamo in radiovisione al canale 258 del Digitale Terrestre e 738 di Sky in HD. Ricordo il numero di telefono per gli sms e i messaggi WhatsApp, molto importante oggi, il 366-663-4466. Step al microfono, come dicevo prima, assieme ad Aizad. Allora, caro Aizad, ricordiamo innanzitutto, Aizad è un sexual coach, sexual coach e esperto di sessualità insolite, nonché scrittore e giornalista. Queste sono le premesse da fare inizialmente, perché qualcuno potrebbe dire: ma minchia è questa qua che parla? No, anche perché stasera di sessualità insolita ne abbiamo proprio tanta. Decisamente, infatti, con cosa vogliamo partire oggi? Stasera si parla di chiusure. Siamo all'October, come tu ben sai. Aspetta, l'October scritto. L'October, come chiusura, la chiusura di ottobre. Siamo all'inizio del probabilmente prossimo lockdown e già che ci siamo c'è questa notizia fresca delle cinture di castità hackerate che sono state bloccate online. Le cinture di castità esistono ancora? Come no? Cioè non erano usate nel Medioevo? Nel Medioevo erano falsi storici e poi lo vediamo, ma questa volta erano cinture di castità collegate via internet, controllate via internet, che sono state hackerate e improvvisamente decine di migliaia di persone in tutto il mondo si sono ritrovate bloccate. Scusami, no, aspetta, cioè sono elettroniche tipo queste? Yes. E come fai a chiuderle con l'elettronica? Allora, intanto sono cinture di castità maschili. Ok. E sono collegate via wifi, bluetooth credo, con i cellulari delle partner di queste persone e... è complicato. Ma non è meglio un vibratore a questo punto? No, questo è tutto un altro discorso. Ci sono anche quelli, sì, e hanno hackerato anche quelli. Parliamo di tutto, però prima di tutto dobbiamo parlare di fantasie sessuali, di come cambiano durante i periodi di lockdown. Quindi se vi sono cambiate, mandateci un messaggio e ne parliamo. In apertura di questa prima ora di Rebeliel devo salutare Manu è una ragazza, ci sta seguendo. Lei per esempio è una di quelle che si occupa proprio di cinture di castità, guarda caso. E a proposito di questo, visto che l'hai citate, io voglio capire meglio questa storia qua. Allora, in generale le cinture di castità ci sono, soprattutto quelle maschili, che sono in realtà gabbiette più che cinture, che impediscono l'erezione. Mi piace gabbiette, giustamente, si parla di uccelli. Vabbè. Esattamente, vedo che sei un battutista come sempre. Mamma mia. E ci sono tanti modelli, da quelli più confortevoli a quelli meno confortevoli, più elaborati, meno elaborati. Uno molto elaborato che si chiama Cellmate, viene prodotto in Cina, costa 200 euro ed è collegato via cellulare ai controlli del partner, che può aprire e chiudere. Mi sembra giusto, però 200 euro per essere torturati credo vada più bene. È anche abbastanza buon mercato, dai. Ognuno de gustibus, come si suol dire, non disputando mest. Madonna, quante ne sai. Radio Freccia. Mezzanotte e 15 minuti, ascoltiamo. Ascoltiamo che merita. Vai. Quindi fatemi capire, io dovrei chiamare la mia compagna per chiedergli di farmi aprire per poter andare in bagno? Non esattamente. Devo sperare che lei sia in un punto qui prenda, perché altrimenti me la faccio addosso. E poi dovrei girare sempre con la gonna e in casa, perché altrimenti sotto i pantaloni come... La gonna. Come si giustifica una gabbia del genere? No, non funziona così. Aspetta. Allora, intanto si può lo stesso andare in bagno senza particolari problemi, cioè, magari facendola da seduto. Diciamo, è aperta sul davanti, quindi si può fare. Esattamente. E poi no, sono fatte apposta per stare sotto i pantaloni. Tant'è vero che quella cintura che ti dicevo prima, no? Collegata via internet, ci abbiamo più di 10.000 persone in tutto il mondo indossata nel momento in cui degli hacker la hanno fatta chiudere a tutti e non si apriva più.
Una cosa abbastanza comune, devo dire, no? Siamo nel 2020, questo. Che ti aspetti? È normale questo? Insomma. Ecco, meno male. Allora, Aizad, qui si sta parlando davvero di cinture di castità. Si sta parlando davvero. Io voglio capire. Tu mi hai detto che il discorso del Medioevo non c'entra nulla, no. Quindi stiamo parlando di cinture di castità moderne. Mi spieghi perché diamine uno perché una persona deve usare una cintura di castità? Bella domanda, ci sono un sacco di motivi. Per esempio, per ritrovare l'emozione di quando eri adolescente, ti piaceva quella di due classi sopra, che assolutamente non ti cagava di pezza, e c'era questa passione. Mi segavo! Magari sei più grandicello e ti vuoi ritrovare quell'emozione, oppure sei molto grandicello, vivi con l'ansia, la prestazione sessuale, e in questo modo non ce l'hai l'ansia, ma hai tutta la parte di eccitazione. Ah, tu dici giustamente, questa è una specie di meme, ci vuole in questo momento. Dai, non sentiamo. C'è bisogno dell'ansia se neanche ci puoi arrivare per a quella esempio, cosa a prescindere. Se per ti togli esempio. Oppure un gioco di dominazione con la tua partner e il tuo partner. L'importante è che non sia un gioco di dominazione con il produttore della cintura, che nel caso del blocco aveva messo online un video dove mostrava come aprirla con dei colpi di cacciavite dolorosissimi, praticamente sostanzialmente alla pezza dei genitali. Sì. Ti immagini arrivare in ospedale, sì. Dottore, ho le palle squarciate da una cacciavitata, ma che stava facendo? Stavo aprendo la cintura di castità online. Ma c'è stato poi lo sblocco? Sì, poi hanno messo online una nuova versione del software e adesso puoi aprirlo automaticamente tranquillamente, però un tasto di sicurezza sulla cintura di castità no. No, perché sennò poi dove sta il gioco? Certo, giustamente. Se dovesse succedere qualche problema e dovessi liberarti, sarebbe troppo facile. Invece, ma infatti i veri esperti usano delle altre tecniche. Roba da Houdini proprio in questo caso. Radio Freccia. È mezzanotte e 28 minuti. Allora, si sta parlando di cinture di castità momentaneamente, yes. Grazie al cielo, perché è un discorso, io soltanto a pensarci non lo so, sento muovermi all'interno dello stomaco, qualcosa che non va bene. Allora, perché la gente... Perché c'è questa fantasia? Nel senso, è così comune questa fantasia? Allora, no, non è così comune, però è più diffusa di quanto non si creda. Tu pensa che quando vedo le statistiche di accesso al mio sito, gli articoli che sono proprio più ricercati sono quelli sulla cintura di castità, sulle bambole Dolphy, ma di questo ne parliamo un'altra volta, e sui furries. Quindi che ci vuoi fare? Ah, c'è tanta gente, sì, che lo usa come gioco più o meno occasionale. Vabbè, io gioco alla PlayStation, potrei anche proporre. Anche quello, guarda, che per la castità funziona benissimo per un sacco di gente. Ma bravissimo, infatti ne so qualcosa ultimamente. Comunque, al di là di questo. Allora, spiegami un attimo, tu mi hai detto... prima, quando ti ho detto che è una cosa medievale per quanto mi riguarda la cintura di castità, tu mi hai detto che è un falso storico. Sì, è stato dimostrato ampiamente che le cinture di castità cosiddette antiche in realtà sono state fatte al più tardi nel 1800 sostanzialmente. No, io so da un film di Fantozzi invece. Quella è un'altra cosa. Dei crociati che andavano e lasciavano le mogli con la cintura di castità, va bene. Comunque, quindi stiamo parlando dell'Ottocento, va bene. Allora, scusami se prima ho detto medievale, ma mi sembra qualcosa dell'Ottocento questa cosa qui. Ti sembra? Ma anche lì erano false. Sai perché? Perché le cinture di castità femminili non funzionano. Non possono funzionare. A parte il fatto che creano un sacco di problemi igienici. Sì, è quello so io, però per il resto alla fine era molto stretta. Cioè sì, ma lo stesso... liquidi, però per il resto... Sì, ma vabbè, ma non c'è la penetrazione. Ma guarda che le signore sono in gamba, basta che sappiano contrarre un po' di muscoli e non hanno nessunissimo problema. Sono i maschietti, infatti, che la usano tanto. Comunque non è sicuramente comodissima tenerla. No, pensa che c'è addirittura morta un paio di sante che avevano fatto voto di castità. Pensate. Comunque, ragazzi, stiamo chiedendo un po' quali sono i vostri desideri sessuali al 366-663-4466. Io lo manderei. Ma guarda, subito. Dai. Comunque, Steppa, lo vedi? Te l'avevo detto io, c'avevo ragione, molla quella PlayStation. Mi prendo e porto a casa, però ricordiamo anche che quando hai la PlayStation accesa
nel mentre si possono fare tante cose, perché di solito le mani si hanno occupate. Guarda, tutto questa, il resto, no? Guarda, neanche se ti vedo. Comunque, qua ci mandava un altro messaggio dove dicevano: ma sei sicuro di non avere mai avuto neanche la fantasia di provarne una, Step? Sì, decisamente sì. Mai proprio, mai. E non credo che l'avrò mai una cosa del genere. Beh, guarda, che però questo è il periodo giusto, perché siamo. Sì, perché siamo in Locktober, come dicevamo all'inizio, il mese dedicato ufficialmente a stare lock sotto chiave. Guarda, sì. Hai direi tempo. Che i Green Day dicono no, svegliami quando tanto quando hai tempo. È finito. Potrei dire quando ottobre finisce, alla fine siamo lì. Tanto dopo c'è November. Stessa roba. Sempre no. Mm. Radio Freccia. È stato 41 minuti, ci avviciniamo alla chiusura della prima ora di Rebeliel. Si parla di cinture di castità. Si parla di chiusure. Di chiusure, sì, di cinture di castità in questo caso. E io ti chiedo, visto che stavamo parlando anche a livello igienico, che non sono eccezionali, o meglio, quelle antiche, diciamo, esatto, così, non erano eccezionali, io ti voglio chiedere se quelle di adesso, in qualche modo. Ma dovrebbero essere molto meglio. O meno. Bisogna lavarsi, ma anche senza cintura. Cioè. Però sì, sono molto più sicure sotto quell'aspetto. Sono sempre in ferro, però? No, di solito sono fatte di plastica. Ci sono anche quelle d'acciaio, ma acciaio chirurgico fatto apposta. Ok, quindi ti puoi fare la doccia regolarmente. Ti devi fare la doccia. No, dico, sì, non hai problemi di igiene con quella. No. Quindi no, gira no. Che ti rigira. Qua okay. Abbiamo. Dimmi, ma la PlayStation eccita, non diciamo eresie, non denigratemi la Play, ma ok? Io sono d'accordissimo con questa persona, non so chi sia, ma sono d'accordissimo. Bravo o brava o brav? Bravo. Vi ricordo di scaricare l'app se già non l'avete fatto e se mandate messaggi tramite l'app di abbassare il volume, altrimenti non si sente niente. Vada sto messaggio, ma di un po', a Radio Freccia siete diventati tutti maniaci o sbaglio? No. Io sì. No, ragazzi, è il Rebeliel questo qua, gli altri sono tutti dei santi, purità, lascia stare, gli altri non c'entrano niente. Il Rebeliel sì, lo siamo sempre stati sin da quando eravamo a mezzogiorno. Perciò sì, decisamente lo siamo e siamo anche felici di esserlo. Perché questa è la normalità. Vero, Aizad? Se me lo dici così, altro che, figura. È vero, cazzo. Perché se è sano, sicuro e consensuale... È sempre tutto normale. Se è sano. Perciò la domanda è, ma fa male la cintura? Può far male la cintura di castità? Dipende dal tipo di cintura di castità. Tendenzialmente no. Se è un braccialetto di Cali, cosiddetto, è fatto apposta per farle male. Perché sono dei braccialettini che... chiudi attorno al pene e dentro hanno delle punte che impediscono, o meglio, più che impedire, puniscono l'erezione. Sano, sicuro e consensuale. Sì, e infatti comunque di solito gli altri modelli non danno nessun problema per i primi 3 anni di uso consecutivo, poi invece sì. Radio Freccia. È mezzanotte e 55 minuti. Allora, e arrivano messaggi. Guarda, ce n'è uno che dice che ci conoscono poco, ma vorrebbero averci come vicini di casa. Ma voi non sapete cosa state dicendo, perché un altro messaggio dice: ma sarà la normalità per voi? Per favore, oramai se tutto ciò che è sconcio è normalità, e non sono una bigotta, no. Ma sentir parlare per 3 ore di porcherie, su via. Allora, ricordiamo comunque alla nostra amica che c'è una cosa, l'unica cosa rimasta ormai democratica nella nostra vita, si chiama telecomando. E il telecomando ti dà la possibilità di cambiare canale quando si vuole, quando una persona si vuole, e si chiama proprio libero arbitrio, una cosa che ognuno di noi, grazie al cielo, ha dalla nascita. Poi in alcune situazioni, in alcuni stati, magari sei un po' costretto, obbligato a fare determinate cose, ma grazie a quell'aggeggio lì chiamato telecomando potete cambiare completamente la vostra vita a volte, e senza, per esempio, rompere i coglioni al prossimo. Questo è un esempio ovviamente, poi le cose possono cambiare. Torniamo un attimo a discorso cinture di castità, perché qualcuno magari si è messo in ascolto adesso, dice: io ho letto che le cinture maschili, cinture di castità, sono quelle tecnologiche, sono difettose e restano bloccate. L'abbiamo detto, Dani, c'è stato un problema di hacker. Esattamente, quello. Poi in realtà rimangono bloccate anche se si lasci intasare di sporco, arrugginire, cose del genere, ma ovviamente si cerca di evitarlo. Allora, senti, ma poi noi non abbiamo detto una cosa, perché di solito anche il discorso di eiaculare, cioè degli orgasmi, no? Non era
non devi avere degli orgasmi regolari, però, per, proprio per stare meglio, no? Allora, sì e no. Ci sono degli studi che dicono che avendo orgasmi regolari, se sei un maschietto, riduci il rischio di cancro alla prostata. Esatto. Però in realtà poi è venuto fuori che non sono stati fatti su un campione abbastanza ampio, quindi non si sa, e comunque non è un problema, perché le coppie che praticano questa cosa della castità con la cintura fanno anche milking, ovviamente. Milking. Non voglio sapere cos'è, credimi, non voglio sapere cos'è. Suspicious Mind, chiudiamo questa prima ora. Radio Freccia. È l'una, comincia la seconda ora di Rabeliel, Step e Aizad qui al microfono. Si parla di chiusura, in realtà si parla di cinture di castità e di cose che a volte non sono normali. In questo caso possiamo dirlo, però. Diciamo che sono, noi abbiamo sempre detto, insolite, sano, insolite, sicuro e consensuale. Alcune cose non lo sono, quindi. Ma tu prima mi hai chiesto della castità maschile, per la castità femminile è un po' diverso. Senti qua cosa ci dicono. Vai. Comunque, riguardo all'azione naturalmente fisiologica dell'attività sessuale su ogni essere umano, assolutamente sì, la castità ha delle conseguenze non poco importanti, perché per esempio nelle donne può portare a una menopausa anticipata, perché semplicemente il corpo pensa di essere già in pensione. Quindi datela. Perché ormone stimola ormone. Ormone stimola ormone. Come consiglio vero, attivo? Sì, o perlomeno fate delle cose, non annoiatevi, non giocate con la PlayStation, dai, per piacere. O perlomeno non giocate solo con la PlayStation, nel frattempo fate anche altro, il che vi posso Poi ci sarebbe tutto un discorso sulle conversioni dei joypad per diventare dei vibratori, ma quello lo facciamo un'altra volta. Ma anche i cellulari a sto punto. Senti, fra i temi della serata c'erano anche le fantasie sessuali, come cambiano durante il lockdown? Allora, questa è una domanda che abbiamo fatto a voi anche, al 366-663-4466, come cambiano quindi le pratiche o i desideri sessuali durante il lockdown. Perché dovrebbero cambiare, caro Aizad? Ma allora, no, intanto non lo dico io, lo dice Justin Le Miller, che è la superstar della sessuologia insolita statunitense, che ha fatto uno studio bellissimo, perché ha chiesto a persone di tutto il mondo ogni due settimane come valutavano la loro vita sessuale durante il primo lockdown. E adesso stanno uscendo i risultati e ne parliamo tra poco. Aizad, ma tu sai qual è la parola? Quale parola? Non sai qual è la parola? Come ti odio, non hai idea, guarda. È molto semplice, la parola è l'uccello. Surfing Bird, Trashman, in apertura di questa seconda ora di Rebeliel. Allora, si parlava di fantasie, quindi... Sì, allora ti dicevo che stanno uscendo i risultati di questo studio trasversale, cosiddetto, di Justin Le Miller, e sono bellissimi perché raccontano come sono cambiate le fantasie sessuali in tutto il mondo durante il lockdown. E il risultato è che intanto sono cambiate, questo è un dato importantissimo, sono evolute, involute, sono diventate più elaborate, ma soprattutto sono diventate tutte molto più affettuose. Tu dici, il fatto di stare chiusi in un luogo può aver portato magari a creare delle fantasie sessuali per i gruppi, cioè diciamo per più persone? Non tanto per più persone quanto per ritrovare un contatto umano in generale. Ah, ok. Ah, stavo pensando alla mia mentalità. No, scherzo. Ma tu sei mazzozzo. Sai comunque che ci dicevano che la trasmissione ad altri piace invece. Vedi. E dicono anche che il mic l'hanno provato ed è una bomba. Non so ancora cosa sia, ma fra poco. Radio Freccia. È l'una e 12 minuti. Allora, ragazzi, un attimo, ripetiamo quella che è la domanda del giorno: se qual è la vostra fantasia sessuale e se magari è cambiata dal lockdown ad oggi, cioè, o meglio, da prima del lockdown ad oggi. 366-663-4466. Intanto qualcuno aveva chiesto, o meglio, aveva scritto il milking. A sto punto, ormai, siccome più di uno sta scrivendo sta roba qua. Ma più che altro mi piace perché ne sei terrorizzato all'idea. Che cos'è il milking? Vai, io mi allontano. Legato al fatto che dicevamo prima delle cinture di castità, è per permettere comunque l'eiaculazione, di scaricare le tensioni, anche proprio fisiologiche accumulate, è la stimolazione diretta della prostata, quindi per via anale,
che non è necessariamente una cosa piacevole, per cui se già stai giocando a non provare piacere, erezioni, eccetera, non c'è manco l'orgasmo. Allora, aspetta, detto così, dipende, cioè, dipende, può fare in maniera piacevole, sì, assolutamente, si può fare in maniera cruda, secca, brutta. Va a gusti, che ci vuoi fare? Povere. Quindi, comunque, vabbè, che dobbiamo dire? C'è chi piace. Allora, sei pronto a mandare questo messaggio? Dai, questo? Questo ce lo stiamo ascoltando, non l'abbiamo preascoltato questo messaggio. Vai, potrebbe cadere di tutto. Vai. Attenzione, questo è un messaggio promozionale. D'accordo. Dai, Step, lo sai? Dal lockdown in poi, la nostra fantasia sessuale sei tu. Intanto io mi sento discriminato. Però, che vabbè. Storia. Allora, durante il lockdown, ecco, la mia fantasia... In alto. Okay, la mia fantasia... E che passato sto virus la darò via come il buongiorno per recuperare questo periodo in cui non mi fido a fare sesso con gente, insomma, occasionale. Altri messaggi. Durante il lockdown sono stato parecchio tempo sul divano a poltrire col gatto sulle gambe, ma per fortuna sua ancora mi piace la ciccia baffina. Mi piace questo ciccia baffina. Oggi userò questo termine. Poi qua... ciccia baffina. Radio Freccia. L'una e 25 minuti. Allora, mentre tu prima mi dicevi una cosa, che dai sondaggi fatti dopo il lockdown, che sono cambiate quindi le fantasie, c'era anche un discorso di affettuosità. Sì, nel senso che tipicamente le fantasie sessuali vedono un po' il partner come un sex toy, come un oggetto da usare. Mentre invece, appunto, durante il lockdown sono tornate molto, molto di moda, diciamo. Le coccole. Sì, un contatto più emotivo, più spirituale, più così. Addirittura spirituale. Addirittura proprio. Spirituale, sì. Che cosa fai? Preghi mentre stai trombando? Non lo so. No, e qua dovremmo parlare di sesso tantrico, ma lo facciamo un'altra volta. Okay, va bene. In compenso, sicuramente una cosa interessante è che ci sono pochissime persone che hanno avuto fantasie dove il Covid era il fulcro della fantasia, quindi non so, i dispositivi di protezione, l'infezione stessa. La mascherina col buco. Sì, qualcosa di questo genere. Oppure senza guardarsi in faccia. Per esempio. Quelle cose lì, ho capito. Beh, ma sono tutte cose in realtà molto, molto interessanti. Comunque, prima c'era un messaggio che non abbiamo letto, che era questo. Allora, non sono diventata per nulla più vedi, è stato posto che non abbiamo non sono diventata per nulla più affettuosa nel lockdown, forse più stronza. Sovraeccitavo le menti maschili per poi bloccarli mettendo il virus come barriera. Colpa della PlayStation? No, io direi più questo modo di fare, dalle mie parti si dice o fioriera. Mm-hmm. Aspetta, cos'era? Profumiera. Dalle mie invece, da persone serie, si chiama teasing and denial. E qua torniamo sul discorso delle cinture di castità. Perché vedi le persone che serie sono torna inglesi? Tutto. No, perché nel mondo della sessualità alternativa si usa l'inglese, rassegnati. No, facciamolo in italiano però, scusami. Te la faccio solo annusare se ti dice in italiano. Lo vedi che alla fine profumiera pure vabbè, nel vostro... Vabbè, dai, ok, sì, hai vinto volete tu. Volete fare più fighi in inglese, ma alla fine gira e ti rigira, è quello. Stavolta hai vinto Comunque, tu. Comunque, stiamo parlando di fantasie, ragazzi, delle vostre fantasie, di come sono cambiate, al 366-663-4466, o sul come sono cambiate, o se sono rimaste invariate in realtà con lockdown, certo. Però... Il discorso è molto molto ampio. Volevi aggiungere per caso qualcosa tu sulle varie pratiche? Tutto quello che vuoi. Cioè, abbiamo detto cos'era il milking. No, se vuoi ti posso terrorizzare con un sacco di cose. Cioè, vabbè, cioè, un sacco di roba che finisce per ing. Fra poco. Si parla di fantasie sessuali. In realtà vorrei farlo con uno, vedi, questa è una cosa particolare, vorrei farlo con una persona molto grassa. Questo è un desiderio. E se poi gli faccio venire un infarto, chiedo. In realtà è anche è un po' una leggenda urbana quella degli infarti mentre si fa sesso, comunque. Sì, anche perché non è che siccome sei grasso deve venire per forza l'infarto, ragazzi. No, anzi, mi grato per cioè no, non è così. È preventivo per quando ingrasserai. Cioè, ovviamente, perché ingrasserò, perché io mangio come una bestia. Allora, no, tu mi hai detto che esistono tante pratiche che finiscono con ing. Come no, guarda, si va dallo squirting, che conosce benissimo, il rimming, che ne parlavamo l'altra volta, il sounding. Che conosco benissimo, no, questo qua non lo conosco. Ecco, non si tratta di suoni, si tratta di sonde. Vabbè, aspetta, fermati, ne parliamo tra poco. Radio Freccia. È l'una e 41 minuti, ci avviciniamo alla chiusura della seconda ora di Rebel Yell assieme ad Aizat quest'oggi.
Allora, vogliamo leggere questo messaggio? Ma come no, dice: sarebbe stato interessante se insieme alle varie curve di contagio durante il lockdown Google avesse fornito quella della cancellazione delle cronologie durante il mese gratis di Pornhub. E in effetti sì, oppure delle verghe robotiche ordinate su Amazon. Cosa sono le verghe robotiche? Le verghe robotiche, non lo so, potrebbero essere le sex machines. Però per tornare alla storia degli hacker, tu lo sai che un'altra dei sex toy hackerati nella storia nel 2017 sono stati degli endoscopi montati su dei dildi, cioè praticamente delle telecamerine montate su dei falli finti che hanno improvvisamente iniziato a trasmettere le immagini in mondovisione online. Che cosa bella, eh? Che cosa bella. No, perché questo capita quando... Mi ha fatto venire un dubbio però, perché io... Vabbè, però fra poco, dai, ce n'è Pink Floyd, dai. Intanto, Aizad, di che stavamo parlando noi? di cose hackerate. No, di cose hackerate, perché in realtà io avevo da chiederti una cosa. Allora, metti caso che qualcuno possieda uno di quei vibratori con la possibilità di comandarlo in remoto, quindi okay, tramite cellulare. Cioè, volendo, si può hackerare anche quello? Come no? Infatti ci sono stati diversi casi, ma il problema non è tanto l'hackeraggio in sé, perché a un certo punto le batterie finiscono e riprende il controllo. È che nel frattempo i dati di utilizzo, cioè dove sei, quando lo usi, quanto lo usi, eccetera, vengono resi pubblici, che come violazione della privacy non è mica male. Vabbè, se poi te ne sbatti un po', come... E però... Vabbè, dipende, giustamente sono cose private. Radio Freccia. È 1:53, siamo in chiusura della seconda ora di Rebel Yell. E ragazzi, io vi ricordo il sito di Aizad, www.aizad.com, AYZAD.com, per avere qualsiasi tipo di informazione. Lì cercate proprio nel sito la cosa che più vi interessa e troverete sicuramente l'articolo. Fin troppi. Io vi consiglio, e questo prima o poi lo faremo proprio in onda, un articolo sulle parafilie. Perché ce ne sono tante. Cioè quasi tutti. Stravaganti, no? Sì, no, proprio, immagino ci sia un elenco. Tu hai fatto un libro su queste cose. Quindi. Uh-huh. Qual è la parafilia, così per chiudere, qual è la parafilia, quella un po' più particolare, un po' più bizzarra, ecco? Io te l'avevo detto anche in una puntata precedente. Sono lì fra il feticismo dello shampoo e quelli che fanno sesso con le piante, intesi proprio come alberi, felci e cose del genere. Ora, metti caso io, no? Come dovrei fare a fare sesso con un albero? Evitando i cactus. Ok, sì, però con un albero. Quelle... E beh, cioè... ci sono anche i saguari, sono dei cactus parecchio grossini. Ma a parte i cactus, cioè, nel senso, aspetto un buco, che cosa devo fare? Vabbè, non basta, non lo voglio sapere in realtà. Lasciamo tutto il resto all'immaginazione. Però... Sei noioso, Steph. Grazie al cielo, in questo momento mi sento fortunato. Senti, ma per quanto riguarda lo shampoo, invece, nel senso... Lo shampoo addosso, cioè come. In realtà non è proprio fare lo shampoo alle persone o farselo fare. Come diceva Gaber. Come si chiama questa parafilia? Oddio, c'era un nome, no, non me lo ricordo il nome esatto perché deriva dal greco, quindi. Potrebbe essere una cosa che mi interessa. Io ho un po' la fissazione per i capelli della gente. Ho notato, per i tuoi soprattutto. No, però per quelle della gente ho questa fissazione, quindi potrebbe essere in qualche modo. Potrebbe essere una fantasia da lockdown. Immagino ci sia una parafilia legata proprio ai capelli. Come no, certo, assolutamente sì. La tricofilia, quindi mettere la mano nei capelli, cioè questa è una cosa. Accarezzare i capelli, modo... tagliare i capelli, fare cose. Allora. No, però la mano nei capelli, sì, no, sì, queste sì, cose, sì. Perdere, soprattutto quando sono molto gonfi, no? I capelli ricci di solito. Vedi che ti parlavamo di fantasia affettuosa, eccola qua. Io amo i capelli decisamente. Comunque sono, come abbiamo detto, un culo filiaco io. Io speravo che non venisse fuori in trasmissione questa cosa. Ragazzi, siamo arrivati in chiusura di questa seconda ora. www.aizad.com per qualsiasi altra informazione e noi poi torneremo assieme martedì prossimo, si spera. A distanza di sicurezza. Non si sa mai come si mettono le cose, quindi detto questo, caro Aizad, io ti saluto. Caro Step, tanti saluti anche a te, ci vediamo molto presto. Sì, anche perché mi devi aspettare lì la terza ora del libero sfogo. Beccatevi il libero sfogo, vai. Radio Freccia. Libera, come noi.